Siamo quasi, un minuto. E si comincia con il lavoro di oggi. Buongiorno a tutti, ancora un minuto per cominciare. Siamo quasi, buongiorno. Un minuto, qualche secondo e cominciamo. Bene, buongiorno, benvenuti anche in questo sabato e oggi faremo Douyin come promesso, per cui meno lavoro esplicito e specifico sulla respirazione e più lavoro dedicato al Douyin. Altri sabati avevamo fatto altri tipi di lavoro, invece oggi ci dedicheremo a questo con una differenza. Mi sono costruito un po' un'intelaiatura e ora non si vede, poi ci vado, lavorerò sulla seggiola, per cui darò modo a chi di voi, e sono tanti, che non hanno un posto per lavorare a terra, di poter comunque vedere qualche suggerimento, qualche suggestione per lavorare sulla seggiola. Per cui oggi, almeno all'inizio, poi vediamo, perché come ho detto tante volte, io non riesco a programmare la sequenza degli esercizi. Ho un'idea, ho un brogliaccio, e poi però vado avanti, lavoro, sviluppo secondo come sento che mi viene, che viene fatto quando lo faccio su di me, per cui vi trasmetto quella che è la mia risposta a un certo tipo di stimolo. Pertanto non so dove arrivo, so da dove comincio, ma non so dove arrivo a lavorare. Però qualche precisazione come sempre, in modo da dare qualche minuto di tempo alle persone per intanto collegarsi, dove, come altre volte, do qualche spiegazione più o meno tecnica, scientifica di quello che facciamo per, come ho detto, dargli più consistenza, dargli più sostanza, sostegno, no? E oggi volevo parlare, facendo Douyin, innanzitutto, e l'ho già detto questo, cosa svolge il Douyin come effetto, come funzione. Beh, lavora su tanti livelli, tanti stimoli, no? Anche perché non c'è una vera e propria codifica del Douyin che ne dà una caratterizzazione, una sequenza. Douyin è un percorso, Do, che ci porta a lavorare su di noi. Ci porta a lavorare su di noi con varie modalità. La prima, mi viene da pensare, mette in moto una circolazione sia sanguigna che energetica, perché sia con le battiture, sia con gli sfregamenti, sia con gli impastamenti, che anche con la mobilità per fare certi tipi di lavori, facciamo circolare. Per cui abbiamo un lavoro a livello articolare, seppur modesto, ma anzi, proprio perché modesto, lavora bene, senza mettere a rischio le nostre articolazioni. Abbiamo un lavoro di diffusione e di stimolo nel flusso sanguigno, perché richiamiamo sangue, grazie al nostro lavoro, in vari distretti corporei che cambiano progressivamente. Abbiamo in certi momenti una dinamica, per cui comunque aumenta il metabolismo, no? Aumenta la circolazione sia sanguigna che anche della respirazione, per cui dell'ossigeno e dei nutrimenti che il sangue porta in circolazione. Poi, non ultimo, anzi per noi addetti ai lavori forse la parte più importante, andiamo a stimolare punti, meridiani e zone richiamate sia dalla medicina tradizionale cinese, medicina classica cinese, che altre anche discipline sempre di origine orientale. Alcune, quando vado a stimolare certi punti che in occidente si chiamano punti trigger, che si rifanno anche alla fisiologia occidentale e alla fisioterapia occidentale, per cui
spazia molto, no? Poi per gli addetti ai lavori le regole della medicina cinese sono tante e in qualche modo si vanno a richiamare un po' tutte. Altro aspetto molto importante e interessante è quello legato al tatto. Forse non ci portiamo tanta attenzione, ma noi operatori shiatsu dovremmo avere questo tipo di consapevolezza e conoscenza. Cosa vuol dire il tatto? Vuol dire che il nostro corpo, ogni centimetro quadrato del nostro corpo è coperto da una serie di recettori sensibili. Poi zone diverse hanno sensibilità diverse, mi viene da citare l'omuncolo sensoriale dove sono rappresentate graficamente certe zone del corpo che assumono delle dimensioni grottesche in relazione alla loro grande sensibilità, no? La lingua, le mani, i piedi. Ma rimanendo nel nostro piccolo, i sensori, i recettori sensibili che abbiamo sul corpo sono distribuiti in un quantitativo pari a circa 200 per centimetro quadrato. E questo vi fa innanzitutto portare l'attenzione a quanto sia interessante, quantomeno sapere un minimo a cosa servono. Servono a portare un certo tipo di messaggio e di stimolo al sistema nervoso, al cervello. Questi sensori, abbiamo detto circa 200 a centimetro quadrato, sono divisi per tipologie. Non ve li cito nel dettaglio, poi li potete trovare su internet, anzi vi consiglio di andare a studiarveli, sono cellule e corpuscoli, per cui mi viene in mente le cellule di Merkel, di Meissner, i corpuscoli di Walter Pacini, di Ruffini. Ognuno di questi ha delle funzioni diverse. Ci sono quelli che sono sensibili alla pressione. Noi operatori shiatsu facciamo una pressione che è perpendicolare, costante al punto che viene premuto e ha una certa profondità. Ecco, questo modo di premere attiva certi sensori. Nel momento in cui io entro in pressione ed esco dalla pressione, attivo un'altra tipologia di sensori, per cui il nostro gesto di contattare la superficie cutanea, iniziare a premere, fermarsi in pressione e poi uscire, attiva due, tre diversi tipi di questi recettori. Poi c'è un tipo di azione dinamica, che è quella tipica, no, del nostro lavoro che facciamo con il Doin, che attiva ancora un altro tipo di sensori. Poi c'è un'ultima stimolazione che è quella dello sfregamento, cioè la carezza, chiamiamola così, che mi viene da dire che funzione ha. Ha funzione di attivare ancora un'altra categoria di questi sensori. Questo fa sì che in un semplice lavoro di stimolazione cutanea, battitura e pressione, noi andiamo a coinvolgere tutti quelli che sono i vari recettori sensibili della superficie che hanno il compito di trasmettere all'interno, sistema nervoso, cervello e attività correlate, questo tipo di stimolo, andando a rendere il lavoro che non è solo superficiale di richiamare sangue e far circolare, ma coinvolge tutto il corpo a 360 gradi, motivo per cui questi lavori, che in apparenza possono sembrare anche banali, non lo sono assolutamente, anzi, hanno una grande importanza, primo perché sono molto semplici, fattibili da chiunque, e oggi lavoreremo sulla sedia, per cui faccio vedere anche come poterci lavorare in una posizione comoda, sedia, poltrona, divano, sedia a rotelle per chi ha problemi di mobilità, per cui qualunque tipo di, ma anche seduti sul bordo del letto, per esempio, va benissimo, no? Pertanto questo è quello che mi premeva oggi sottolineare e ritengo sia piuttosto importante. Ovviamente in tutto questo lavoro non perdiamo mai di vista quella che è una respirazione corretta ma non forzata, su quella ci lavoriamo nell'officina del respiro del mercoledì, e una postura quanto possibile corretta e controllata, perché altrimenti io mi dedico a stimolare una zona del corpo e poi tengo una postura scorretta, è chiaro che faccio del bene da una parte ma faccio del bene, del male dall'altra, per cui sempre attenzione a una buona postura. Ecco, adesso mi sposto e prendo posto sulla
sedia che ho in qualche modo organizzato sul futon, per cui ho dovuto mettere una protezione, altrimenti si rovina il futon, ma direi che possiamo lavorare discretamente. Allora, da questa posizione, ovviamente alcuni esercizi che faremo li abbiamo già fatti, cioè il lavoro è questo, il corpo è questo, ma cerchiamo di viverli in modo diverso, in una posizione che non avevamo mai affrontato. E probabilmente anche mercoledì nell'officina del respiro userò la sedia per far vedere a chi appunto sta lavorando in questa modalità che si può comunque tranquillamente fare tutti gli esercizi che propongo regolarmente. Allora, cominciamo. Come sempre ci prendiamo qualche istante. Io ho le mani appoggiate sulle cosce, sono comodamente seduto sulla sedia, posizione corretta, ovvero non sono appoggiato allo schienale, sono in una posizione dove lo schienale magari lo sento se la sedia è di quelle con lo schienale molto diritto, altrimenti in questo caso io non ci sono proprio neanche vicino. Cerco di avere una postura eretta e sostenuta, non rigida, sempre, mai rigida, ma comunque controllata. Ogni tanto la rimettiamo a posto, perché è normale, quando si fa una qualsiasi attività, che sia scrivere al computer, che sia lavorare, perdere l'attenzione alla postura. Allora, lì è importante fermarsi ogni tanto, fare magari anche qualche esercizietto, quello classico che io faccio di rotazione delle spalle, perché aiuta tanto la zona spalle e scapole, o anche quello che faccio, che poi ora faremo, di sollevare le spalle verso le orecchie e lasciarle cadere, per alleggerire la zona spalle, trapezi, collo, e poi riprendere quella che è una postura corretta e controllata, no? Poi è chiaro che uno non può stare ingessato, no? Per cui succede spesso, si sovrappongono le gambe, si accavallano, si girano, si mettono i piedi indietro, si mettono i piedi in avanti. E ritengo che sia anche utile cambiare spesso posizione, l'importante è non fossilizzarsi in una posizione molto scorretta, che è quella con i piedi appoggiati avanti, distanti dalla sedia, e io allo schienale. Questa ovviamente è una posizione magari di riposo momentaneo, ma è scorretta, per cui dopo un po' che ho fatto comunque circolare il sangue, la linfa in questa posizione, devo essere accorto e rimettermi nel giusto allineamento. Ok, ci prendiamo qualche istante per entrare qui, per cui mani appoggiate semplicemente sulle cosce, braccia appese alle spalle e al busto, per cui libere, respiro ampio, profondo, ma non spinto, non forzato. Cerchiamo di trovare il giusto respiro che mi consenta di lavorare senza andare né in affanno, per cui non accelerare, e né in un lavoro che è altro, per cui di grande espansione. Una cosa giusta, che sia quanto più spontanea e libera possibile. Per cui portiamo l'attenzione al nostro addome, portiamo le mani dalle cosce all'addome, le sovrapponiamo, in questo modo nuovamente sistemiamo bene le spalle. Come dico sempre, mento leggermente rientrato. In questa posizione ovviamente le ginocchia non ho bisogno di tenerle morbide, perché lo so naturalmente, ma devo curare bene l'appoggio delle piante dei piedi a terra, che devono essere quanto più possibile stabili. Anche se sono a sedere non ci carico peso, ma la pianta del piede deve toccare a terra con le dita, con i talloni e con tutta la zona esterna all'arco plantare. Unica zona che non tocca a terra è ovviamente l'arco plantare. E in questa posizione mi aggiusto, sistemo bene tutte le mie articolazioni, porto l'attenzione al contatto delle mani sull'addome e respiro sempre in modo tranquillo, rilassato e profondo, ascoltando semplicemente il mio corpo, in modo da uscire dalla situazione precedente ed entrare in questa tipologia di attenzione, attenzione a me stesso, a tutto ciò che mi succede in questo lavoro, perché, come non mi stancherò mai di ripetere, l'obiettivo è di essere
attenti a noi stessi per ampliare di volta in volta, di giorno in giorno, di minuto in minuto, la conoscenza del nostro corpo e delle reazioni del nostro corpo. Più mi conosco e più sono padrone di me stesso. E vi posso assicurare che non finirò mai di conoscermi abbastanza. Continuo con il respiro, sento il calore che intanto aumenta nelle mani, perché questo esercizio fa bene alla tensione, ma anche a cominciare a portare calore alle mani. Divarichiamo leggermente le ginocchia, in modo da lasciare spazio fra le due gambe e poter appoggiare le mani palmo su palmo e sfregare le mani in modo da scaldare bene i palmi. Questo che non è un esercizio complesso, ovviamente, è pressoché banale, facciamo tutte le volte, però non deve portare a salire le spalle, per cui giù le spalle, bene rilassate, io intanto sfrego le mani e mi accorgo, sfregando le mani tra di sé, in modo abbastanza vigoroso, che già il respiro si altera. E allora cosa faccio? Cerco di invece riportare il respiro in basso. Cosa che devo evitare è di far salire il respiro troppo in alto, perché motivazioni ve l'ho date mercoledì scorso, se ve la siete persa andate a vedervi su YouTube la lezione di mercoledì, che era piuttosto precisa su questi aspetti. Per cui respiro basso, lo controllo e sfrego. Sono sulla zona davanti all'ombelico, poi porto le mani all'altezza della bocca dello stomaco, continuo a sfregare, gomiti bassi, spalle basse, schiena bella diritta, porto le mani davanti al petto, porto le mani davanti al viso, non so voi, le mie stanno fondendo, stanno prendendo fuoco, mani davanti alla fronte, un po' più alte, e infine mani sopra il capo, senza stendere troppo le braccia, anzi mantenete le spalle basse, i gomiti sono leggermente flessi e io arrivo oltre la sommità del capo, qua torno fronte, viso, petto, bocca dello stomaco, zona dell'ombelico. Ora una mano sfrega il dorso dell'altra, allargando anche le dita in modo da andare bene all'interno anche delle dita. Scambio l'altra mano. Comincio dalle mani oggi, perché comunque mani e piedi, e dopo lavoreremo subito sui piedi, sono le zone per la medicina classica cinese di accesso del Qi dall'universo, cioè l'uomo microcosmo inserito nel macrocosmo che è l'ambiente che lo contiene, si nutre di energia Qi attraverso le estremità, dita delle mani e dita dei piedi. Per cui ora andiamo a lavorare bene le mani in modo da sfregare l'interno delle dita fra di sé, polso contro polso, zona del dorso del polso con la zona del dorso del polso dell'altra mano. Scuoto bene le mani in modo da sciogliere i polsi, questo l'abbiamo fatto tante volte, anche gli altri esercizi, ripeto, stiamo praticando Doin insieme, non mi sto inventando cose nuove e magari ogni tanto introduco qualcosina di nuovo, ma queste sono, è importante lavorare insieme e seguire una bella sequenza. Scuoto bene le mani, scuoto bene gli avambracci, cerco di liberare i gomiti, per cui sparo le mani in avanti, cioè davanti al mio petto, le lancio sempre polsi morbidi e dita morbide, le lancio in alto, proprio slancio. Attenzione al respiro, questo è un esercizio che fa salire subito il ritmo, ma voi dovete tenere un respiro, controllate, ampliatelo, se vi serve più aria, ampliatelo invece di velocizzarlo. Proviamo, è un esercizio, davanti al viso, laterale, cioè proprio sparo le dita, le mani fuori. Questo non è un esercizio per i muscoli, è un esercizio per sciogliere i muscoli, perché il polso è morbidissimo, le dita sono morbidissime, è tutto sciolto. Io lancio, cerco di scuotere verso terra, cerco proprio di scuotere
mani, polsi, avambraccio, braccia, in modo che il muscolo si sciolga. Proprio cerco di lavorare per muovere tutti i muscoli delle braccia, lasciando le spalle più basse e rilassate possibile. Sciolgo così. Bene, apro e chiudo i pugni. Sempre rilassato, spalle basse, respiro controllato, perché io adesso sfrutto questo esercizio, apro e chiudo i pugni, per cui banale, per riprendere il respiro e riportarlo in basso, perché è sicuramente salito, me l'ho fatto apposta, perché uniamo il lavoro del controllo del respiro all'altro tipo di lavoro. Bene, adesso accavallo una gamba sull'altra, che mi serve di appoggio. Appoggio il dorso della mano sul ginocchio della gamba che ho accavallato e semplicemente con il mio gomito dell'altra mano vado a stimolare il palmo della mano. Qui premo con il gomito il palmo della mano, non una zona specifica, lo lavoro tutto, cerco proprio con il gomito di stimolare bene tutto il palmo della mano. Il palmo della mano per la medicina cinese è una zona molto importante, innanzitutto c'è un punto del ministro del cuore che è veramente simbolicamente importante, numero 8, che è l'emissario del cuore, no? Per cui è come se noi sul palmo della mano avessimo il rappresentante del nostro cuore. Quando diciamo che con una carezza, no, noi portiamo il cuore a contatto della persona che accarezziamo, o noi operatori shiatsu che con una pressione palmare portiamo il nostro cuore nel lavoro che facciamo, questo è il punto e la zona più rappresentativa. Se io so che con il palmo della mano porto il mio cuore a contatto dell'altra persona, avrò la consapevolezza che anche energeticamente uso il cuore per fare le cose. Ora stiamo lavorando su di noi, io continuo a stimolare con il gomito il palmo della mano, poi appoggio le dita sempre sulla coscia e con l'avambraccio, qui la parte più distale rispetto al gomito, sono fra gomito e polso, con l'avambraccio premo tutte e quattro le dita a partire dalla radice del dito, sono con la mano supina, per cui sempre dorso della mano appoggiato sulla coscia, verso l'esterno. Una serie di pressioni con l'avambraccio dalla radice delle dita verso la punta delle dita. Lo faccio per 3 volte. E così anche sul palmo, dal polso verso la radice delle dita per 3 volte, in modo diffuso questa volta perché uso l'avambraccio. Poi giro la mano e lo faccio sul dorso. A questo punto girerò un po' anche l'avambraccio per non usare la zona dove c'è l'osso, ma la zona muscolosa, e con il muscolo dell'avambraccio vado a premere il dorso della mano dal polso fino alla radice delle dita in modo diffuso per 3 volte e poi sposto la mano e andrò anche sulle dita, stesso lavoro che ho fatto sulla parte interna della mano lo faccio sulla parte esterna dalla radice delle dita fino alla punta, fino alle unghie, per 3 volte. Dopodiché mi dedico al pollice e con polpastrello del pollice, indice e medio, vado a stimolare bene la parte laterale del pollice, dalla radice del dito fino alla punta, e la parte sopra sotto del pollice fino all'unghia. Pertanto laterale, che questo faccio 3 volte, sopra sotto, laterale, sopra sotto, inverto le gambe e mi dedico all'altra mano che appoggio con il dorso sulla coscia e con il gomito, proprio con l'epicondilo, per cui la punta del gomito, vado a stimolare tutto il palmo della mano. Cerchiamo di non ingobbirci, cerchiamo di tenere la schiena comunque diritta anche se leggermente inclinata in avanti. Se ho problemi posso spostare la mano più vicina al mio busto e comunque fare questo lavoro appoggiando bene il dorso della mano sulla coscia. Bene. Poi sposto la mano un po' e vado con l'avambraccio dalla radice delle dita, sempre zona interna della mano, fino alla punta delle dita. Lo ripeto per 3 volte, come prima.
terza volta, premo, semplicemente premo e tiro leggermente fuori, no? Come volessi spremere un tubetto di dentifricio di maionese. Poi palmo della mano, stesso discorso avambraccio e lavoro con l'avambraccio diffuso dal polso verso la radice delle dita. Giro la mano, appoggio il palmo della mano sulla coscia, stesso discorso sul dorso della mano, dal polso alle dita, con la parte più muscolare dell'avambraccio, tre volte, stimolo bene, poi sposto un po' la mano, lavoro sulle dita, dalla radice fino alle unghie, chiaramente lavoro sulle quattro dita e al pollice mi ci dedico dopo. Faccio tre volte, pollice, per cui lo lavoro bene nella parte laterale, e sopra sotto usando polpastrello del pollice e dito indice medio laterale, sopra sotto, lo stiro anche leggermente, laterale, sopra sotto, laterale, sopra sotto. Bene, a questo punto andiamo a battere tra di sé l'interno fra pollice e indice, per cui a mano aperta e dita, le quattro dita sono chiuse e il pollice aperto, vado a battere la parte interna fra pollice e indice. Scavallo le gambe, torno in posizione corretta e interno esterno vado proprio a lavorare la zona di congiunzione fra pollice e indice, sbattendo fra di sé le mani aperte. Bene, vado a battere proprio le mani in modo da richiamare un po' di sangue. Batto il dorso della mano, l'altro dorso della mano e torno a scuotere, scuoto bene i polsi, le dita, lascio giù cadere, respiro ampio, rilassato. Bene, ci dedichiamo ai piedi perché abbiamo detto le mani e ora andiamo a prendere i piedi. Come facciamo? Accavalliamo una gamba in modo da avere la caviglia appoggiata sulla coscia e con lo stesso strumento se riesco, per cui con l'avambraccio, col gomito, se non riesco andrò con le mani, facciamo entrambe le modalità. Se riesco con una mano prendo la caviglia, con il gomito vado a stimolare tutta la zona dell'arco plantare, che è una zona sempre molto tesa ed è una zona riflessa della nostra zona lombare sulla schiena, per cui andare a stimolare con vigore, io sto facendo con vigore, con il peso del mio corpo mi ci appoggio e premo, posso anche un po' lavorare, cioè nel senso che non faccio delle pressioni statiche, vado e scorro un po', proprio come se volessi stendere, stirare bene quella zona, stimolo tutto l'arco plantare, proprio con vigore, può essere anche doloroso, no? Poi mi sposto la zona a fianco dell'arco plantare, per cui la zona che comunque tocca a terra, e cerco di lavorarla bene. Se non riuscite con il gomito, ripeto, fatelo con i due pollici, proprio a impastare. E ora lo facciamo anche noi col gomito, riesco a dare un bel peso, un bel lavoro. Bene, andiamo con i pollici. Entrambe i pollici lavorano questa zona. Massaggio profondo, ruotando i pollici e andando anche con le altre dita a muovere un po' le ossa del piede che spesso sono dimenticate, ci diamo poca attenzione, per cui ripartiamo zona dal tallone, saliamo verso le dita, massaggio con i pollici in modo profondo e circolare. E le dita che sono sopra il dorso del piede lavorano un po' per smuovere tutte le ossa. Ci sono tantissime ossa nel piede e noi normalmente siamo usi non dedicarci attenzione. Invece i piedi, oltre a sostenerci per tante ore al giorno, sono insieme alle mani, l'abbiamo già detto, la fonte di approvvigionamento di energia dall'universo che ci contiene. Arriviamo prima proprio alla radice delle dita, alla base, e così facciamo una serie di linee che dal tallone vanno verso le dita,
parallele più o meno fra sé, spostandoci dall'interno, per cui dalla zona dell'arco plantare, verso l'esterno, e cerco con le dita proprio di lavorare bene i piedi. Prendo anche i pollici, l'appoggio all'interno della pianta del piede e con le dita porto in avanti, verso di me, come volessi chiudere il piede sui miei pollici. Vado proprio da allargare le dita e le ossa delle articolazioni del piede e comunque vado a stimolare. Torniamo un attimo con il gomito, riprendo la caviglia e lavoro il tallone. Se non riesco con il gomito, ci vado con il pugno, cioè con un pugno lavoro il tallone. Se riuscite con il gomito, bene, lo lavoro bene, in modo approfondito. Punto, faccio vedere anche con il pugno, vado a lavorare, proprio a vitare, attenzione a muovere, vero, la spalla, ma a muovere in modo dinamico, capito? Non rigida. Ruoto il pugno per stimolare il tallone, ruoto anche la spalla, in questo modo stimolo anche l'articolazione della spalla. Ora vado a lavorare le dita, prendo ogni dito, cominciamo dal minolino, lo ruoto, lo faccio proprio ruotare e lo tiro verso l'esterno come se volessi sfilarlo. Poi secondo dito, partire dall'esterno, lo ruoto e lo stiro verso l'esterno. Il terzo dito, lo ruoto, lo stiro. Quarto dito. Questo lavoro è molto importante. Le nostre dita dei piedi sono spesso molto contratte. Dedichiamoci attenzione. La sera, se siamo alla televisione, dedichiamo del tempo mentre guardiamo il film, mentre guardiamo il telegiornale, a stimolare le dita dei nostri piedi. È importantissimo, vi cambia la vita. Prendo l'alluce, lo giro bene, lo faccio lavorare in tutte le direzioni e lo stiro verso l'esterno. Poi prendo la caviglia, sostengo con entrambe le mani la caviglia e scuoto il piede, scuoto, in modo da sciogliere bene anche la caviglia, per cui scuoto. Riappoggiamo, andiamo a lavorare con entrambi i pollici la zona dell'articolazione della caviglia, per cui da sotto il malleolo al piede. Vi accorgete la zona dove piega, no? Dove c'è l'articolazione, vado anche qui a massaggiare stimolando bene. Ovviamente posso fare solo la parte interna perché da qui raggiungo bene solo la parte interna, ma non è vero, perché io faccio scorrere il piede un po' all'esterno, qui avrò la gamba appoggiata sulla coscia e con le dita da sotto posso andare a stimolare anche l'articolazione della caviglia all'esterno, per cui sempre la zona sotto al malleolo, tra malleolo e tallone, tra malleolo e piede, andando a lavorare bene tutta l'articolazione del piede. Poi prendo la caviglia di nuovo e lo scuoto. Torniamo a appoggiare il piede sulla coscia. Pugno, polso morbido, percuotiamo con il pugno l'arco plantare e anche tutta la pianta del piede. Proprio con vigore, bassa la spalla, ampio respiro, ma percuoto. Va benissimo. Lavora molto. Anche questo lavoro, se la sera arrivati dopo una lunga giornata di lavoro, magari c'è chi sta in piedi tutto il giorno e quando sono a sedere sul divano davanti alla televisione, mi regalo a costo zero veramente uno stimolo importantissimo. Andiamo a appoggiare il piede di nuovo in terra. Prima di dedicarci all'altra gamba, all'altro piede, appoggiamo la punta del piede a terra, per cui rimane sollevato il tallone, e semplicemente cerchiamo di ruotare la gamba in modo da stimolare ancora le dita a terra. Non solo, ruoto, spingo il piede in avanti con le unghie delle dita appoggiate a terra in modo da stirare bene la parte superiore del piede e poi di nuovo un po' di rotazione. Cambio gamba. Qui prendo l'altra gamba, l'altro piede, appoggio bene la caviglia alla coscia, faccio anche delle rotazioni del piede, non l'ho fatta sull'altro, fatela a questo, belle rotazioni sul piede, in modo da sciogliere inizialmente bene la caviglia, scorro un po', appoggio il dorso del piede sulla coscia e con il gomito vado a trattare, tengo con l'altra mano la caviglia, tratto come prima l'arco plantare, con vigore, se fa un po' male, è un male bene. Ovviamente attenzione, sempre dico,
Io non posso vedervi quando lavoro in palestra, vedo le persone, ma qui non posso vedervi. Attenzione, ci sono particolari situazioni di piedi, gambe molto gonfie, caviglie molto gonfie. In quel caso lì gli stimoli devono essere poco più che carezze, devono essere molto delicati, no? Perché ci può essere fragilità capillare, ci possono essere situazioni che non consentono questo tipo di stimolo piuttosto vigoroso. Mentre invece mi rivolgo ai corridori, ora che ci è consentito tornare a correre, questo è un lavoro meraviglioso da fare a fine corsa, per esempio. Importante che noi chiediamo ai piedi di portarci a correre, ma poi li trascuriamo, facciamo un po' di stretching per le gambe e via andare. Invece il piede, povero, ci ha fatto fare tutto il lavoro, e se il piede appoggia male e sta male, la nostra postura ne risente molto. Ok, andiamo con le dita a massaggiare bene tutto l'arco plantare, per cui i due pollici che lavorano in modo vigoroso e stimolante. E così una serie di linee, come abbiamo fatto prima, parallele a quella dell'arco plantare, che dal tallone va verso le dita. Ci stiamo facendo un gran regalo, vi assicuro che di questo stimolo ne risentirete, non per nulla riflessologia plantare ci dedica veramente una letteratura sconfinata alle zone riflesse che abbiamo sotto la pianta del piede, sotto le dita, sul dorso, dappertutto. Ci sono zone che vanno a stimolare le funzioni di tutti gli organi interni, di tutte le parti del corpo, qui importa anche nelle mani, ci siamo stimolati le mani, ora stiamo lavorando sui piedi, e questo è un gran lavoro importante. Intanto io sto cambiando continuamente linea e mi sto portando verso l'esterno del piede, sono alla base delle dita, lavoro bene sempre con i pollici, un bel massaggio alla base delle dita dei piedi. Altra cosa, non l'abbiamo fatto di là, lo faccio di qua, così aggiungiamo stimoli. Prendiamo bene il tallone con la mano, con l'altra mano teniamo la caviglia e ruotiamo il tallone, cioè proprio lo cerchiamo di ruotare in un senso e nell'altro, perché anche il tallone ha il suo bel da fare, Chi ha sofferto, chi soffre talloniti, queste cose qui, ne sa qualcosa. Bene, allora di nuovo gomito, mi alterno, un po' stimolo col pollice, un po' col gomito, a seconda di come sento, ma è importante dedicarci un po' di tempo. Gomito, avambraccio, avambraccio bene tutta la pianta del piede. Per chi non può, anche qui usa il pugno, per cui il pugno che preme e ruota su tutta la pianta del piede. Attenzione a non irrigidire le spalle, ma anche qui ruoto la spalla. Ruoto spalla e braccio, e questo mi consente di fare delle belle pressioni sulla pianta del piede e andare a lavorare. Posso usare anche le nocche delle dita, se me la sento, e lavorare proprio con vigore, che anche le nocche sono un bello strumento, per cui faccio il pugno e con le nocche vado a stimolare. Lavoro bene la base delle dita con i pollici, questa volta i due pollici che lavorano insieme, base delle dita del piede, e sempre come prima cerco di muovere le ossa del piede, accartocciando un po' il piede. Poi prendo il minolino, per cui dito piccolo, lo ruoto bene e lo stiro verso l'esterno. Secondo dito, lo ruoto bene e lo stiro verso l'esterno. Terzo dito, ruoto bene, via verso l'esterno. Quarto dito, uguale, ruoto e stiro. L'alluce, tante belle rotazioni. E stiro tutte le dita, ruoto, tutte le direzioni. Prendo la caviglia, scuoto bene il piede, scuoto bene, appoggio la gamba, lascio uscire un po' il piede, con i pollici lavoro l'articolazione della caviglia, qui da sotto il malleo, tutta la zona interna della caviglia, poi con le dita vado a lavorare anche la zona esterna. Bene, cerco di entrare in tutti gli interstizi, di prendere il tendine d'Achille qua dietro, di strizzarlo un po', di muoverlo anche. Proprio un bello stimolo.
Questo è un bel lavoro che ci possiamo fare da noi e veramente lo possiamo fare tutte le sere quando arriviamo a casa. Di nuovo scuotiamo, appoggio piede a terra, di nuovo stimolo sollevando il tallone, ruotando bene la gamba in una direzione, nell'altra, stiro le dita appoggiando le unghie a terra e spingendo gamba e piede in avanti, di nuovo ruoto. Bene, ora porto i piedi paralleli, appoggio la punta delle dita a terra, sollevo i talloni da terra e scuoto. Scuoto semplicemente sia all'unisono oppure alternate come volete le gambe, cercando di sciogliere i polpacci, sentire che sono liberi, sciogliere le cosce, proprio morbido morbido, un lavoro di scuotimento. Ripeto, all'unisono, alternato, sentendo che il lavoro, come abbiamo fatto per le braccia, si propaga fino alle cosce e fino al bacino. Attenzione, sono sempre retto, il mio respiro è sempre basso, ok? Apro e chiudo, cioè proprio scuoto in apertura e chiusura, cercando di far dondolare i polpacci. Può aiutare a spostarsi un po' verso la punta della sedia, no? Verso il margine della sedia, in modo da avere le gambe più libere, e scuoto, scuoto, ed è proprio di sciogliere. E lo comincio a fare anche con polsi, mani, avambraccio. L'abbiamo fatto in piedi tante volte, ora lo facciamo a sedere. È un po' più difficile, ma ce la facciamo. Scuotiamo gambe, cosce, polpacci, polso, mani, avambraccio, braccio, spalle, tutto, scuoto tutto quello che posso scuotere in questa posizione. È anche un bel esercizio di propriocezione, di gestione del corpo. Bel movimento e vado. Bene, mi fermo un attimo, respiro di nuovo, controllo il respiro, ascolto un po' e ora andiamo a stimolare un po' la parte alta, perché abbiamo fatto l'estremità e semplicemente ci prendiamo un gomito, come sempre, e con il pugno andiamo a percuotere la zona del trapezio, per cui sosteniamo il gomito con una mano e con l'altra mano ci percuotiamo la zona del trapezio, andando avanti e dietro, in modo che faccio lavorare anche l'articolazione della mano che sta picchiando, sta percuotendo, per cui faccio lavorare anche la spalla, l'articolazione della spalla, avanti e dietro, sollevo e abbasso il gomito, sollevo e abbasso il gomito, cambio braccio, di nuovo, avanti e dietro, proprio spingo su giù, e i colpi sono belli vigorosi. Bene, avanti e dietro, ora appoggio la mano sulla testa, in modo da tenere il braccio e il gomito sollevato, e sempre con il pugno vado a percuotere la zona sotto l'ascella, verso dietro, dentato, gran dentato, questi muscoli qua, proprio laterale. Rimango sulla cassa toracica, dall'ascella proprio giù, basso. Cambio lato, porto l'altra mano sulla testa e anche qui percuoto bene, zona laterale. Ok, lascio cadere le braccia, inspiro tirando le spalle verso le orecchie, espiro, lascio cadere, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Andiamo a intrecciare le dita dietro la nuca con i pollici, vi abbiamo fatto tante volte, stimoliamo bene la muscolatura laterale del collo, per cui pressioni e rotazione dei pollici sul muscolo sternocleidomastoideo. Bene, bene, zona laterale. Oggi ci siamo dedicati con più attenzione alle estremità, per cui qui facciamo un lavoro più di passaggio, più dinamico, senza entrare tanto nei dettagli. Altre volte ci siamo dedicati con molta attenzione a tutte le zone del collo, ora faremo un lavoro abbastanza più semplice, proprio giusto per sciogliere questa zona qua, che comunque è importante sempre andare a stimolare.
Non perdiamo il controllo delle gambe, io l'avevo fatto, mi stavano cascando, parte un po' la prospettiva, ma comunque stavo perdendo l'attenzione alle gambe. Invece mantenete le ginocchia alla distanza più o meno di un pugno uno dall'altro, i piedi paralleli, appoggiati a terra in modo stabile. Massaggiamo bene, intrecciamo bene le dita con la zona alla base della mano vicino al polso, strizziamo bene anche lì, la zona dietro, il collo, un bel impasto, un bel massaggio profondo. Lascio cadere le braccia, circonduzione apertura delle spalle, inspiro, espiro, torno in avanti, inspiro. Espiro, torno in avanti, inspiro, terza volta, espiro, torno in avanti. Bene, appoggiamo le dita, la zona al centro delle clavicole, per cui qua siamo sul petto, con gli indici sento l'interno delle clavicole, per cui praticamente la zona dove le due clavicole si uniscono, e premendo con le dita sullo sterno anche, stiro, facendo pressione verso l'esterno, ad aprire bene il torace e chiudo i gomiti dietro. Pianto bene le dita, stiro, allargo e chiudo i gomiti dietro. Facciamolo per 3 volte. Bene, mi appendo con le dita alle clavicole, come se fossero delle gronde. Mi ci appendo con le dita e leggermente, facendo attenzione a non premere all'interno che è fastidioso, tiro verso il basso, dall'interno. Mi sposto progressivamente, gradualmente verso l'esterno, appendendomi alle clavicole, tiro verso il basso. Ripeto anche qui 2 o 3 volte. Due, tre, terza volta. Lasciamo cadere le braccia, spalle verso le orecchie, inspiro. Inspiro e lascio cadere, inspiro, espiro, lascio cadere, inspiro, espiro, lascio cadere. Bene, andiamo a appoggiare le dita nella zona della bocca dello stomaco e semplicemente facciamo un massaggio circolare, senso orario, questa zona qua che è sempre piuttosto contratta, può essere un po' fastidioso, ascoltatevi, non esagerate e lavorate per quanto vi è consentito l'eventuale fastidio. Però spesso facendo questo lavoro si ha un bel rilassamento. Poi sull'addome ci abbiamo lavorato tantissimo sabato scorso con l'Ampuku, vi consiglio di andare a rivedere se non l'avete vista quella lezione. In cui ora ci dedichiamo un po' meno tempo. Sempre con le dita andiamo a stimolare tutti gli spazi intercostali sotto il petto, per cui sono con le dita la zona bocca dello stomaco, progressivamente cammino con le dita verso l'esterno, andando a fare un'infinità di pressioni, piccole pressioni, proprio come camminassi, negli spazi intercostali, per cui percorro tutta la cassa toracica andando a, non è proprio tamburellare, però fare delle pressioni dall'interno verso l'esterno, ripeto, parto dal centro e stimolo, stimolo, come suonassi il pianoforte, ecco, no? Suono il mio pianoforte, cioè tutti gli spazi che ho fra costola e costola, dall'interno verso l'esterno, anche queste sono zone importanti, lo faccio 3 volte. E poi, siccome l'abbiamo accennato in ingresso, il significato dei recettori sensibili, andiamo ad appoggiare le mani nella parte alta del petto, a palmo aperto, e lentamente andiamo a trofinare verso le spalle. Anche questo ripetiamo 3 volte. Uso i polpastrelli delle dita e dolcemente sfilo verso l'esterno. Poi, dalla bocca dello stomaco, di nuovo, tutta la cassa toracica, zona delle costole, per 3 volte sfilo e struscio, una carezza che mi faccio. Bene, prendo con le dita
la zona, la base della cassa toracica, come volessi entrare a stimolare il diaframma. Non ci arrivo perché non è possibile, ma cerco di entrare sotto le costole con le dita che vanno leggermente a girare attorno alle costole e salgono verso l'alto, spalle basse. È come se mi agganciassi alla base della cassa toracica e tirassi leggermente verso l'alto, delicatamente. Anche questo dall'interno verso l'esterno, poi raggiungo le fluttuanti, la prima, la seconda e poi difficilmente riesco ad andare oltre. Ripeto anche questo per 3 volte verso l'alto, entro con le dita sotto e come volessi allargare la cassa toracica, come volessi acchiappare e allargare la cassa toracica. Vado. Terza volta, vado, e anche qui poi appoggio le dita e mi accarezzo andando verso l'esterno. Faccio per 3 volte, accarezzo e vado. Lascio cadere le braccia, sulle spalle verso le orecchie, giù, lascio cadere 3 volte, inspiro, un bel inspiro, poi fuori l'aria, espiro, cade, inspiro, fuori l'aria, espiro, cade. Bene, appoggiamo le mani nella zona lombare. Ovviamente non sono appoggiato allo schienale, perché posso fare gambe ben parallele. Semplicemente premo in modo statico. Per cui porto il peso, no? Classico lavoro che siamo abituati alle volte a fare dopo tanto che siamo in piedi. Palmo delle mani aperte, qui sono a mani aperte, tutto il palmo appoggiato nella zona lombare. Premo allargando le spalle. Bene, dietro, per cui chiudo bene i gomiti dietro. Mi ci fermo un attimo, faccio un bel respiro di petto per 3 volte. Inspiro, sempre di petto, premendo la zona lombare. Terza volta, inspiro, espiro. Ora ruoto le mani, porto le dita in avanti e con i pollici vado a massaggiare tutta la zona lombare, movimenti profondi, circolari, pertanto giro attorno al bacino, le anche, salgo un po', cerco proprio di massaggiare e anche con le dita massaggio, per cui impasto bene anche tutta la zona dei fianchi, ma l'attenzione principale è i pollici che lavorano la zona lombare e comunque aggiungo anche le mani che stimolano bene nostro fianco. Faccio per un po' in modo anche vigoroso, dopodiché nuovamente inverto la posizione delle mani, dita verso l'interno e mi carezzo venendo verso avanti, per cui unisco le dita sulla colonna vertebrale e mi accarezzo venendo verso avanti. Di nuovo lascio cadere le braccia, circonduzione, apertura delle spalle, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Bene, ci stimoliamo un poco le gambe perché siamo dedicati alle estremità, ma le gambe no, per cui come facevamo in piedi, mani a coppa, percuoto la parte superiore delle cosce, scendo, zona delle tibie fino alle caviglie. Allargo leggermente le gambe, risalgo all'interno percuotendo bene, giro attorno alle anche, scendo percuotendomi all'esterno delle gambe, caviglie, di nuovo salgo percuotendomi con le mani a coppa all'interno delle gambe, ripeto davanti, più vigoroso e veloce, interno, scendo all'esterno, risalgo, facciamo la terza volta, parte superiore, cosce, bene, tibie, caviglie, salgo all'interno, scendo all'esterno, caviglie e salgo all'interno. Dopodiché andiamo a stimolare un attimo le braccia, così abbiamo fatto un bel giro, abbiamo tralasciato la testa, ma ci abbiamo dedicato tante volte attenzione, per cui mano a coppa, sempre spalla, lato in del braccio, interno, palmo, lato fianco esterno, dorso, che qui lo ripeto 3 volte, interno,
interno, interno, esterno, passa l'altro braccio, interno, palmo, dorso, esterno, uno, petto, interno, esterno, terza volta, interno, esterno, mani a becco, mi percuoto bene il petto, sempre posizione delle gambe controllate, zona dello sterno, pugnetti sullo stomaco, sull'addome, giro in senso orario. Vedete come si può fare tutto tranquillamente rimanendo a sedere. Ormai concludo anche a sedere, non c'è tempo per sollevarsi, ma direi che abbiamo fatto un bel lavoro completo, importante, interessante, rimanendo in posizione seduta, per cui che si adatta a qualunque situazione. Giro sempre in senso orario sull'addome e faccio attenzione a rimanere ben eretto e a contrarre gli addominali. Se non riesco nelle zone che sto percuotendo, cerco di tenerli tutti contratti. Anche a sedere è importante, sono a sedere bene, contraggo anche i glutei e tiro sull'ano, per cui chiudo l'ano e lo contraggo, lo porto verso l'alto, per cui tengo bene tutta questa zona contratta mentre la stimolo, mentre la percuoto. Ok, lascio andare il respiro, controllo il respiro. Adesso semplicemente facciamo un passaggio di carezze, perché le abbiamo ovviamente super spiegate, e dal petto con la mano aperta ci accarezziamo tutto l'interno del braccio fino al palmo della mano, giriamo dorso della mano, ci accarezziamo il dorso del braccio, arriviamo alla spalla, il petto, cambiamo mano, l'altra mano carezza spalla, interno del braccio, avambraccio, palmo della mano, gira, dorso della mano. Anche questo, poi non abbiamo tempo perché mi termina la diretta su Instagram, ma lo potete fare 3 volte, petto ad allargare, parte laterale della cassa toracica verso le anche, parte centrale della cassa toracica verso il pube, le gambe, all'esterno mi carezzo fino alle caviglie, arrivo, giro intorno alle caviglie, allargo un po' le gambe, mi carezzo salendo all'interno, di nuovo giro, ruoto, esterno delle gambe, arrivo alle caviglie, interno delle gambe e torno all'addome. Appoggio le mani all'addome, faccio un giro sempre in senso orario carezzandomi con il palmo delle mani sovrapposte l'addome, giro bene, accogliendo bene il mio addome e mi fermo in ascolto del mio corpo, il piacere del mio corpo, risvegliato anche questa mattina, stimolato, rivitalizzato, se la dovete fare o andate a fare una bella colazione, però dedicate un minuto, almeno, meglio 2, ad ascoltarvi, semplicemente ascoltarvi. E attenzione al respiro com'è, così com'è, senza cambiarlo. Ascoltate voi e il vostro respiro. Vi lascio in silenzio, in ascolto, e vi saluto, vi do appuntamento a martedì alle 18 per chi vuol sentire una mezz'oretta sullo shiatsu, e mercoledì alle 18 per l'officina del respiro, lavoro con il respiro. Grazie e buon weekend a tutti.